Serata finale di premiazione della sesta edizione del concorso fotografico nazionale Carnevale di Fano Riti, Costumi e Immaginario 2020. Mercoledì scorso, alla Corte del Nespolo di Palazzo Bracci Pagani, si sono decretati i vincitori degli oltre 100 partecipanti. L'evento, organizzato da Centrale Fotografia, riflette sul ruolo sociale e artistico del carnevale più antico d'Italia attraverso la rapidità e l'inquadratura del linguaggio fotografico. Sì, su oltre 100 fotografi la giuria è riuscita ad esprimere un giudizio che, così a nostro parere, riesce bene a rappresentare il carnevale da ogni punto di vista, quindi ludico, sociale, eccetera. E quindi davvero noi di Centrale Fotografia ringraziamo Ivo Saglietti, il fotoreporter che ha presieduto la giuria, ma tutti quelli che poi con Saglietti hanno decretato i vincitori e le menzioni speciali. Tra i vincitori di questa edizione, al primo posto Paolo D'Angelo di Porto Sant'Elpidio, secondo classificato Andrea Tinti di Pesaro, mentre il terzo premio è andato a Giampiero Golizia di Ancona. Spazio anche al concorso fotografico per bambini, dove a vincere è stato Matteo Burattini, di 9 anni, di Osimo. Per il prossimo anno abbiamo già progettato un'altra edizione, la settima, e abbiamo già preso contatti con un illustre fotoreporter italiano che sicuramente verrà a Fano e svolgerà un laboratorio che sarà aperto a chi vorrà iscriversi e presiederà la giuria. Ma oltre al concorso carnevalesco, in questa edizione il pubblico è stato ospite della Giornata Internazionale della Fotografia, che si festeggia il 19 di agosto in tutto il mondo. Ospite della serata è stato il fotoreporter Ivo Saglietti, che ha mostrato ai presenti i suoi lavori. Mi considero un semplice artigiano, non mi considero niente di più di un lavoratore, e come tale cerco di fare le cose per bene, cerco di fare delle buone fotografie, perché sono convinto che sono le buone fotografie quelle che servono, no? Le brutte fotografie, come dice un nostro illustre fotografo italiano, le brutte fotografie non migliorano il mondo ma lo peggiorano, no? Quindi è tutto lì, è molto semplice.